Se si parla di radio, si parla di Foxy John, uno dei primi DJ con lo stile ovviamente americano. Foxy John ha iniziato a fare radio quando? Ti ricordi? Gennaio del 76, proprio quando le radio private hanno iniziato. Con radio L, le radio libere, con Radio L, poi Radio Luna. E a Radio Luna c'avevi una cicciolina. Maurizio Riganti nel 79 mi ha sentito in radio, sì, e mi ha chiamato per fare la Hit Parade che prima faceva Lelio Luttazzi. Stiamo parlando della Rai. Della Rai. Mi ha chiamato e devi fare il provino, come la faresti tu? E beh, con i jingles, queste cose qui, ecco. Ed ero il primo ad avere un jingle con il nome, non il nome del programma, ecco la classifica, con Foxy John. Tu che hai attraversato veramente tutta l'epoca della radio, adesso che impressione fa vederti ancora questi apparecchi radiofonici come quello di oggi, Jonathan che vende il tuo amico Renzo Arbor, apparecchio radiofonico, può ancora convivere nei salotti delle famiglie italiane? Ma io penso proprio di sì, io penso proprio, perché poi molti sono attaccati allo vecchio stile, c'hanno la radio, ora si sente dappertutto, ce l'abbiamo sul cellulare, ecco. Però se esce fuori un gadget, una cosa che ti può ricordare e funziona, in casa lo metti. Parafrasando il famoso Foxy John di Ballando con le Stelle, diciamo per questa radio di Renzo Arbore. La radio di Renzo Arbore, Jonathan 10!